12 arresti per corruzione, tra gli arrestati anche tre funzionari della provincia di Massa Carrara che intascavano mazzette dagli autotrasportatori. Luna Park, c'è un'alternativa, individuata un'area Poveromo a Marina di Massa, ma serve una variante al regolamento urbanistico e un'autorizzazione regionale. Importo mutui, Lucca seconda in Toscana, la nostra provincia viene dopo quella di Firenze nell'aumento degli importi richiesti per i mutui, con una variazione dell'1,6%. Proseguono i lavori in piazza 29 maggio, simbolica posa della prima pietra per la pavimentazione del primo lotto dei lavori, termine dell'intervento previsto per settembre. Per lo sport Serie D pareggiano Givi Borgo e Real Forte, il Givi impatta 1-1 contro la Bagnolese, stesso risultato per il Real contro il Mezzolare. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia, dunque in apertura questa inchiesta della Guardia di Finanza di Massa che ha portato allo scoperto un giro di mazzette coinvolti anche tre funzionari della provincia di Massa. 12 arresti in provincia di Massa Carrara per corruzione, falso e truffe danni dello Stato. Le misure cautelari riguardano anche alcuni dipendenti della pubblica amministrazione. A tre dipendenti dell'ente provincia, impiegati negli uffici trasporti, è stata applicata la misura cautelare in carcere. Ai domiciliari, invece, sono finiti 8 titolari di ditte di trasporti e il titolare di una ditta che si occupa di scorte. Le indagini della Procura Puana, portate avanti dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara, hanno permesso di ricostruire un diffuso sistema corruttivo organizzato dai tre funzionari della provincia che utilizzavano un tariffario agevolato per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti commerciali sul territorio provinciale. Le investigazioni hanno consentito di scoprire che i tre dipendenti della provincia rilasciavano le autorizzazioni alle ditte di trasporto senza far pagare loro gli importi dovuti allo Stato in cambio di sostanziose mazzette. Questi sconti erano di importo pari o circa la metà degli oneri dovuti e consentivano ai trasportatori un evidente vantaggio economico. I trasportatori avevano anche una via preferenziale per ottenere l'autorizzazione in tempo reale senza alcun controllo, con la facoltà di organizzare secondo le proprie esigenze l'orario e la data del trasporto. Con una semplice telefonata e a tutte le ore, i trasportatori si assicuravano l'autorizzazione richiesta, provvedendo poi a remunerare illecitamente i funzionari con il pagamento in contanti. Veniamo adesso all'andamento del contagio da Covid-19. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Toscana, in Regione nuovi casi sono 570 su 9.550 test, di cui 7.489 molecolari e 2.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 5,97%. Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente sono 1.555, 9 in più rispetto a ieri, calano di 1 le terapie intensive che si portano a 249, i decessi sono stati 29. Per quanto riguarda la provincia di Lucca, i nuovi contagiati sono 43, 20 nella Piana, 4 in Valle del Serchio e 19 in Versilia. Torniamo ad occuparci della vicenda relativa all'area del Luna Park di Forte dei Marmi, dopo la chiusura praticamente dell'area di Vittoria Puana. I giostrai hanno messo in piazza diverse proteste, l'ultima il 1° maggio, sembra però che si sia trovata una soluzione con un'area a Poveromo. Ecco dove potrebbe spostarsi quest'estate lo storico Luna Park di Forte dei Marmi. In questo terreno a Poveromo, circa 1 chilometro più a nord, di fianco al Versil Park, nel territorio del comune di Massa. È la soluzione emersa nell'ultimo incontro, avvenuto di fronte al dirigente del commissariato di polizia Mario Russo, fra il sindaco Bruno Murzi e i giostrai, che nel giorno della festa dei lavoratori erano tornati a protestare in piazza del Fortino per chiedere uno spazio per lavorare. Murzi, insieme ai sindaci dei comuni vicini, sta valutando dunque il terreno di Via Verde, sulla strada parallela al lungomare, vicino all'aeroporto del Cinquale. L'area si presenta oggi incolta, con piante e alberi, ma per essere utilizzata deve attendere ancora il perfezionamento dell'iter urbanistico, per cui, oltre al comune di Massa, lo stesso sindaco Murzi si è attivato presso la regione.
ma si guarda ancora ad una soluzione a lungo termine per un Luna Park estivo sul territorio versiliese. Non prima del prossimo anno, però. Il confronto fra i comuni della Versilia è partito per trovare una sistemazione definitiva, ma dove? Di certo è esclusa la zona retrodunale di Vittoria Puana, che per quasi 40 anni ha ospitato le giostre, e questo è stato ribadito in quest'ultimo incontro. Lì dovrà sorgere un parco pubblico cittadino. Quella zona è tutelata dal piano territoriale di indirizzo con valore paesaggistico e quindi, ha affermato Murzi, è nostro dovere tutelare le dune di Forte dei Marmi e la sua vegetazione. Parliamo di economia, i mutui per acquistare le case. La provincia di Lucca è la seconda in Toscana per l'aumento degli importi, appunto, dei mutui. È la provincia di Lucca la seconda provincia toscana, dopo Firenze, per crescita degli importi di mutui richiesti. È quanto emerge dai dati rilevati dai portali facile.it e mutui.it. Dati rilevati analizzando un campione di oltre 9.500 domande di mutuo raccolte in Toscana tra gennaio e marzo 2021, da cui è emerso che l'importo medio richiesto agli istituti di credito è cresciuto del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando a 140.088 euro. Ad aver registrato la crescita più importante è Firenze, dove l'importo medio richiesto è salito del 7%. Seguono nella graduatoria la provincia di Lucca, che ha registrato un aumento dell'1,6% rispetto al primo trimestre 2020, con 140.947 euro, seguite da quella di Pistoia col più 0,7% e a pari merito quelle di Livorno e Prato, dove l'importo medio richiesto nel primo trimestre 2021 è cresciuto dello 0,3%. Valori in calo invece per le province di Grosseto con un calo del 2%, Pisa con meno 4,5%, Siena con meno 4,8%. Chiude Arezzo, dove l'importo medio richiesto nel primo trimestre, pari a 116.664 euro, è diminuito del 4,9%. Per quanto riguarda i tassi, si è registrato un leggero aumento dei fissi, con il TAEG medio salito dell'1,37%, mentre rimane molto basso quello variabile, con TAEG all'1,03%. Nonostante questo, però, i toscani sono ancora indirizzati alla scelta del tasso fisso, dato che nel 2021 almeno 9 mutuari su 10 hanno scelto questa soluzione. A Camaiore proseguono i lavori per la riqualificazione di piazza 29 maggio. L'assessore ai lavori pubblici di Camaiore, Marcello Pierucci, ha simbolicamente posato la prima pietra della pavimentazione di piazza 29 maggio, il cui intervento di riqualificazione è nato dall'11 gennaio scorso. Il cantiere sta interessando un lotto di piazza che va da via Vittorio Emanuele fino al Palazzo Littorio. Dopo la realizzazione dei sottoservizi, la ditta incaricata sta procedendo con la pavimentazione. Successivamente i lavori si sposteranno nella metà della piazza costeggiata da via dello stadio. Il termine previsto per la fine dell'intervento è quello del mese di settembre. Sì, veramente delle tante cose che abbiamo fatto, questa insieme alla riqualificazione dell'area di Busto da Domani è quella che più è nel cuore di questa amministrazione. Noi diamo una piazza a una città che non aveva una piazza, e una città ha dei simboli al suo interno, una chiesa, un municipio, anche una piazza. E questo valore è ancora più importante in questo periodo drammatico dove i rapporti umani sono distrutti, quindi il significato di una piazza, andare a costruire una piazza vuol dire dare la speranza alle persone che tornino a abbracciarsi, a vivere insieme, a parlare, a discutere, anche a litigare. Però queste cose si fanno nella piazza e Camaiore aveva bisogno di uno spazio del genere. Adesso ci spostiamo a Pietrasanta perché, come era stato anticipato a seguito dell'incontro tra l'amministrazione comunale e la delegazione degli ambientalisti che si battono contro il taglio dei tigli di Piazza Statuto, la ditta incaricata dei lavori sta eseguendo l'espianto di due alberi che si trovano nel lato della piazza dove sorgerà la fontana del maestro Ciulla. Queste piante verranno poi messe a dimora in un altro spazio comunale. Forte dei Marmi, Villa Bertelli, si sta delineando il calendario per la prossima stagione. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, come cantava negli anni 60 Piero Focaccia. E anche stesse regole della stagione 2020 per contrastare il diffondersi del tremendo virus. Hanno riaperto diverse attività e il pensiero vola già all'estate che si avvicina. Riapertura dei ristoranti anche di sera, ma soltanto all'aperto, così come teatri, cinema, spettacoli, rispettando le ferree regole.
Dopo lo stop dovuto alla pandemia, anche il mondo dello spettacolo e della cultura versiliese si prepara per ricominciare al meglio questa stagione estiva ormai alle porte. Si annunciano nuove e molteplici prospettive per Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Ad annunciarle è lo stesso presidente del comitato, Ermindo Tucci. Finalmente si riparte. Si riparte naturalmente cercando di recuperare anche tutti quegli eventi che avevamo già programmato prima di Pasqua. Annalisa Buselli insieme a Jonathan Simoni ha programmato tutta una stagione dantesca, quindi avremo tanti appuntamenti danteschi anche per le scuole in occasione dei 700 anni. Arriveremo poi dopo così, speriamo di fare anche una bella stagione concertistica nel Teatro Grande, stiamo già programmando e quindi speriamo poi di darvi anche dei nomi significativi anche per questo. Si chiude qua la prima parte di TG Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati dalla pagina sportiva di TG Versilia, apertura dedicata al calcio, la Serie D e i pareggi di Real Forte Querceta e Ghiviburgo. Per il recupero della 23esima giornata del campionato di Serie D, pareggio per 1-1 del Real Forte Querceta sul campo del Mezzolara. Vantaggio dei padroni di casa con Carmoud dopo 6 minuti dal via, la replica da parte di Del Dotto al 32esimo. Nella ripresa però i nerazzurri non riescono a superare gli avversari, portandosi a casa comunque un punto che muove ancora la classifica. Pareggio anche per il Ghiviborgo 1-1 in trasferta contro la Bagnolese. Vantaggio dei ragazzi di Simone Venturi con il solito Cargioli al 29esimo, il pareggio al 40esimo di Texkov. Espulso Gregov nel finale in modo assurdo che ha costretto la squadra a giocare in 10 per 15 minuti. L'illusione del vantaggio ed ora ci sarà ancora da soffrire in zona play-out. Non si è disputata sempre causa positività dei tesserati della Correggese la gara contro il Prato. Emiliani, che non giocheranno neppure mercoledì 5 maggio con il Forlì, è invece programmata Sasso Marconi Bagnolese. Nel mini campionato di eccellenza, sconfitta 2-1 del Camaiore agli Oliveti contro la Massese dopo che la squadra blu amarante era passata in vantaggio, vittoria invece 1-0 del Tau a Ponzacco. Chiudiamo con il pugilato perché la box Viareggio continua a raccogliere ottimi risultati, al trofeo per tre regioni, Gioele Pierini sui 69 kg ha vinto per KO tecnico alla prima ripresa, un risultato che segue quello di Andrea Remedi nei 90 kg e di Andrea Benedetti nei 69 che nei mesi scorsi hanno sfondato al centenario della pugilistica lucchese. Una vittoria con l'omaggio all'amico scomparso 3 anni fa in un incidente stradale, Alessandro Cecchi, a lui e alla famiglia è andato il saluto del gruppo sportivo che si allena al centro sportivo Bini di Torre del Lago. Con questo termina anche la pagina sportiva di TG Versilia, tra poco la terza parte del TG. Terza parte di TG Versilia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.